Manca meno di un mese alle prossime elezioni politiche, quelle del 24 e 25 febbraio, giorni in cui gli italiani saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente del Consiglio. In questi giorni di campagna elettorale sempre più accesa, abbiamo chiesto agli aquilani cosa ne pensano. C'è chi ha idee chiare, chi non voterà affatto e chi ha molto da dire e lo fa senza mezzi termini sul ritorno dell'ex premier Silvio Berlusconi. Di sinistra, sempre di sinistra, capito? Che pensa del governo tecnico di Monti che ci lasciamo alle spalle? No, non ci piace. Una brutta esperienza, penso che per tutti è stato così. Il ritorno di Berlusconi invece? No, peggio ancora, lasciamolo da parte, dovrebbe capire che si dovrebbe un po' ritirare, non c'è più bisogno di lui, ci vogliono i giovani e non gli indagati. Quelli liberi. Tra i partiti tradizionali e i vecchi premier che già conosciamo stanno arrivando anche nuovi movimenti, di quelli che ne pensate? Ma non è male, alcuni dicono le cose giuste. Buongiorno, andrà a votare il 24 febbraio? Grillo, è un apolitico, non è un politicante nato. Mi rifiuto. Come mai? Perché ci siamo demoralizzati. Guardi, sono 4 anni che è successo il terremoto. Vieni a guardare in giro, siamo 3 persone al centro, guardi. 3 persone a camminare. È tutto fermo, tutto paralizzato. Di cosa ha bisogno questa città e l'Italia intera? Di gente attiva, che sia capace. No, gente praticamente non si salva più nessun colore. Non voglio parlare male di nessuno, ma nessuno si salva più. Non è che pensano alla città, ecco. Alla città, guardi, abbiamo la città, sono 4 anni, Musa va a parlare, sono 4 anni, siamo ancora fuori di casa, che dobbiamo aspettare? Che dobbiamo comprare il cappotto di legno, lo sai che è il cappotto di legno? No, che cos'è? È la bara. Buongiorno, tra un mese andrà a votare? Il voto è segreto. Grazie. Per Bersani? Io non tanto, ho le idee chiare, però penso di chiarirmele a breve, insomma, c'ho un dubbio. Dei movimenti che stanno nascendo oltre ai partiti tradizionali, che pensate? Per esempio Grillo penso che stia dicendo delle cose buone, perché in effetti se si vuole migliorare bisogna cambiare e per cambiare bisogna togliere di mezzo tutto ciò che abbiamo visto. Il ritorno di Berlusconi? Oddio, per carità, Benigni che ha detto? Sono 7 anni, no? Sono 7 anni, poi il signore 7 giorni si è riposato, questo. Ma con tanti soldi, ma se ne stesse tranquillo, se ne andasse in pensione, si godesse le sue donne, le donnine, le donnine pompon, basta, che già ci ha sputtanato per tutta l'Europa e non solo l'Europa, basta. Inizialmente forse non mi sta piacendo adesso, diciamo, dai. Ma Monti può portare comunque un contributo, anche se non sarà il premier dell'Italia. Questo attualmente i giochi politici che si verranno dopo proprio, non ne ho idea. Ripeto, prima mi piaceva, adesso non mi sta piacendo, anche questa polemica sull'Aquila, insomma tutti quanti che vogliono venire a speculare sul terremoto, mi dà un po' fastidio. Anche perché secondo me non siamo state vittime, se ci sono state delle polemiche, no? Siamo stati noi che le abbiamo provocate, siamo stati noi che, no, fanno tutto loro, perché... Perché ci mettono in mezzo proprio adesso? Secondo me sempre poi. Il ritorno di Berlusconi? Buongiorno, buon lavoro, salve.